La mafia vista dall'altra parte, dalla parte dei cattivi. Non cambiano le storie o gli orrori di cui si è macchiata Cosa Nostra, cambia la prospettiva da cui la si guarda. Esperimento riuscito, quello del giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo nel suo libro Matteo va alla guerra, in cui il racconto di Cosa Nostra è affidato ai mafiosi stessi. Il volume, uscito prima della cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro, è stato presentato questa mattina nei locali dell'Istituto Alberghiero. Memoria e sapere, le migliori armi per combattere la mafia. La mafia è nemica della cultura, infatti è importante parlarne oggi per andare oltre il dato di cronaca e capire che oggi più che mai è importante studiare la mafia, è importante conoscerla, è importante riconoscerla ed è il momento, lo diciamo oggi che è il 24 maggio, di abbandonare anche un po' la retorica per concentrarsi più sulle cose. Questo stare nelle cose è forse la cosa che oggi più manca nel nostro raccontare la mafia. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica Pina Mandina, che abbiamo sentito a margine dell'incontro. Noi facciamo scuola, quindi è chiaro che dentro le scuole non si può assolutamente non parlare di quello che è appunto il nostro territorio e quindi non si può chiudere gli occhi di fronte a un'evidenza che è quella della realtà mafiosa e della cultura mafiosa che ha caratterizzato per la nostra storia e da qui dobbiamo saperci emancipare. Credo che a scuola sia importante parlare di questo, parlare dell'impegno civico che ciascuno deve portare avanti, capire qual è il ruolo di questi giovani come cittadini e come protagonisti del loro presente e del loro futuro. Quindi abbiamo voluto far coincidere questa giornata e questo dibattito con la commemorazione ovviamente della strage che ha appunto portato alla morte di Giovanni Falcone. Crediamo fortemente che appunto sia un tema da non trascurare e il ricordo deve appunto trasformarsi poi in realtà forte e in impegno serio da parte di tutti noi. Quindi sì, questo è il ruolo della scuola, a prescindere dal florio, io penso che questo sia il ruolo della scuola italiana e della scuola siciliana in modo particolare.